Gli atleti di nome Alessandro, avete visto inquadrato Andrei, poi Roberto Ribot in quarta corsia, il favorito d'obbligo di questa finale dei 400 metri uomini, Andrea Nuti in quinta e Gianrico Boncompagni in sesta corsia. Quella dei 400 metri è una specialità nella quale quest'anno è stato stabilito un record del mondo da parte dello statunitense Danny Everett, che il 4 febbraio a Stoccarda ha ottenuto il nuovo limite di 45,04, un centesimo in meno del precedente record del tedesco orientale Thomas Schönlöbe, 45,05. Ricorderete Schönlöbe, il vincitore dei campionati del mondo di Roma nell'87. Il primato italiano è ancora di Marcello Fiasconaro, un tempo manuale 46,01 del 72 a Genova, 46,01 che fu agli albori dell'atletica indoor in Italia primato del mondo. 46,37 invece la migliore prestazione italiana con cronometraggio elettrico di Vito Petrella, ottenuta proprio su questa pista 2 anni fa. Questo che vedete inquadrato è Gianrico Boncompagni in sesta corsia, in quinta c'è Nuti ora inquadrato, in quarta c'è il favorito Roberto Ribot, che con qualche ambizione si sta preparando ai campionati europei di Glasgow. Ribot, che ha il record di vittoria in questa specialità ai campionati indoor, 3 successi nell'81, nell'82 e nell'85. 2 vittorie, 2 titoli tricolori per Malimberti, Bianchi e Sabia, che è il campione uscente ma che purtroppo è ricaduto di nuovo nella spirale degli infortuni e si sta riprendendo dopo quella prova di Torino. Di nuovo un problema muscolare, di nuovo delle difficoltà per il 2 volte finalista olimpico degli 800 metri. Ed ecco Ribot che è subito al comando, il passaggio in testa ai primi 200 metri. Ribot è andato bene questa mattina, 47,30 in batteria, 46,81 di primato personale. Andrea Nuti è in seconda posizione, lo affianca all'esterno Ribot in difficoltà, sorprendentemente vince Andrea Nuti, 46,90 per Andrea Nuti, è il primato personale, anche qui una sorpresa come nelle gare che abbiamo visto in precedenza. Il primo a complimentarsi con Andrea Nuti è proprio Roberto Ribot, 46,90 per Andrea Nuti, che aveva 47,21 ottenuto su questa pista lo scorso mese di gennaio in occasione del criterium di società, le semifinali. Era partito molto forte, Ribot ha pagato questo sforzo nel finale, più regolare, più fluida l'azione di Andrea Nuti, 23enne, che da 47,21 è sceso a 46,90, un tempo che se confermato lo colloca nelle prime posizioni della graduatoria italiana di tutti i tempi. Al secondo posto Roberto Ribot, il grande sconfitto di questa gara dei 400 metri uomini. Ed ora ascoltiamo il vincitore. Franzebi ha appena detto che se il tempo ufficioso è confermato, 46,90, entri tra i primi di sempre in Italia. Che effetto ti fa? Ma non riesco ancora a capire questo risultato. Certo, per me è molto importante, dopo un pochettino di infortuni così, arrivare a questi risultati. Brevemente, vorrei che fosse Ribot il grande favorito sconfitto, che si è complimentato subito con il vincitore. La tua impressione telegrafica? Gli ho detto bellissimo, no, perché ci gode a perdere, bellissimo perché ha fatto una bellissima cosa. Io mi sono rilassato perché convinto di vincere, lui mi ha rubato il tempo, mi ha soffiato, ma è stato veramente bravo. E intanto sì, ritorna... Si può perdere, no? Si può perdere, non sono felice, ma è stato veramente bravo. Benissimo te, Franzelli. E intanto ritorna...